Non è la marcia trionfale di Aida a introdurre il nuovo intervistato, ma è la splendida musica tratta dall'opera L'Empio Punito di Alessandro Melani. Pensate che dopo 300 anni dalla sua prima rappresentazione, che è avvenuta nel 1669 a Roma, L'Empio Punito il 12 ottobre alle ore 20:30 inaugurerà la stagione d'opera al Teatro Verdi di Pisa. È un dramma musicale in tre atti composto per il carnevale del 1669 del pistoiese, appunto, Alessandro Melani. Firma la regia Jacopo Spirei, pensate che per 15 anni è stato assistente di Graham Wick, uno dei più grandi registi, ed è divenuto, appunto, Jacopo Spirei, uno tra i più talentuosi e innovativi registi d'opera. Ma l'intervista sarà a un grandissimo direttore d'orchestra, una persona veramente splendida sotto ogni punto di vista, sia come persona sia come professionista, ed è lui appunto affidata la direzione d'orchestra in questa occasione assolutamente di grande rilievo, quale l'inaugurazione appunto della stagione d'opera, come vi ho detto prima, 2019-2020 al Teatro Verdi di Pisa. Ma chi sarà l'intervistato? Tra qualche secondo lo scopriremo insieme. Carlo Ipata, che è in collegamento telefonico da Pisa. Buongiorno e benvenuto ai nostri microfoni. Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori. Perfetto. Senta, parliamo allora di questa bellissima opera che è L'Empio Punito, che inaugurerà appunto la stagione operistica 2019-2020 al Teatro Verdi di Pisa. E come nasce l'idea di mettere in scena dopo 350 anni proprio quest'opera? Guardi, l'idea nasce dal fatto che io con il mio ensemble Hauser Musici all'interno di un progetto di residenza nel Teatro Verdi, presso il Teatro Verdi, da anni facciamo un cosiddetto lavoro di ricerca e di riscoperta del repertorio operistico, strumentale, vocale, strumentale, che in qualche modo è riconducibile alla Toscana dove noi risiediamo. E L'Empio Punito nasce perfettamente in questo contesto 350 anni fa, perché il suo compositore, il compositore che mi ha fatto le musiche, Alessandro Melani, e in qualche modo i librettisti erano collegati con la corte di Firenze, dei Medici dell'epoca. I Melani in realtà erano di Pistoia. Quindi si tratta di un'opera che 350 anni fa, pur essendo fatta a Roma per il Carnevale del 1669, organizzato da Papa Clemente IX, presso Palazzo Colonna, la famiglia Colonna, famosissima ancora, insomma, di cui ancora abbiamo piazza, eccetera, era in realtà una produzione che proveniva direi, in qualche modo diciamo, dall'ambito toscano, mescolando generi comici, grotteschi, tragici e nobili. Ecco, quindi questa è un po' l'idea che ci ha portato a mettere in scena questo titolo. Senta, parliamo un pochettino del cast, che ha senz'altro un rilievo non indifferente. 350 anni fa, quando andò in scena, appunto c'era il divieto papale per le donne di poter cantare. So anche che ora abbiamo un tenore che fa la donna. Insomma, ci racconti qualcosa di questo, del cast? Sì, allora guardi, c'è una simpatica, carina, insomma, notazione di una recensione dell'epoca, perché pochi giorni dopo la messa in scena, il 17 febbraio 1669, Salvatore Rosa, che era un poeta librettista dell'epoca, scrive che qualche giorno fa sono andato a Palazzo Colonna a sentire il castratissimo Empio convitato. Lui lo dice in maniera un po' così sarcastica, naturalmente. E questo cosa ci porta a rilevare? Che sicuramente per
l'allestimento dell'epoca, furono utilizzati molti castrati, se lui dice appunto castratissimo, empio e convitato, per il motivo che stava dicendo lei, cioè che a Roma era vietato alle donne di cantare in luoghi pubblici. Ora, in realtà, l'allestimento dell'epoca fu fatto in un luogo privato, in un palazzo privato, in un teatro privato della famiglia Colonna. Quindi non sappiamo se in realtà forse qualche donna abbia anche cantato. Sappiamo che sicuramente alcuni ruoli furono fatti dai castrati. Sappiamo che, come era prassi nell'epoca, i ruoli grotteschi, buffi erano interpretati travestì dagli uomini, da alcuni uomini, nel registro vocale da uomo. Quindi, per esempio, la compagna di Bibi, che sarebbe il leporello della situazione, che si chiama Delfa, è cantata in registro di tenore, quindi sarà in questo caso, nel nostro allestimento, nel nostro cast, cantato dal bravissimo, sostenuto questo ruolo dal bravissimo Alberto Allegrezza, che quanto a teatralità e a capacità comico e grottesche è veramente insuperabile. Quindi il cast che abbiamo costruito per questo allestimento vuole in qualche modo probabilmente avvicinarsi a quello che fu quello dell'epoca, perché il ruolo principale, che è quello di Acrimante, che diventerà poi Don Giovanni, è scritto in tessitura da soprano, quindi lo abbiamo chiamato per questo ruolo il bravissimo e lanciatissimo Raffaele Pè, che è uno dei controtenori più ormai in vista a livello italiani e a livello internazionale. E poi abbiamo, e di questo sono particolarmente fiero, oltre a Raffaele Pè, Alberto Allegrezza, Roberta Invernizzi, Raffaella Milanesi, Giorgio Celenza, che ricoprono i ruoli principali, abbiamo un nutrito gruppo di 6 ragazzi under 35 che abbiamo selezionato per questa Accademia Barocca e che ci stanno dando grandissime soddisfazioni. Senta, qua, il linguaggio barocco di quest'opera è portato un po' più ai nostri tempi o è mantenuto sempre così come allora? Esatto, Intende dire come l'abbiamo realizzato, come come creatura, l'avete quindi, realizzato adesso? certo. Certo. Guardi, allora, questa è una domanda facile e difficile allo stesso tempo, perché no, perché è un po' la domanda che ci si fa a tutti, che ci fanno, mi fanno, e che noi stessi musicisti ci facciamo, non ci approcciamo a questo repertorio, la cosiddetta filologia, se lo facciamo filologicamente o meno, cioè è tutto il groviglio, diciamo, che ormai avviluppa questo repertorio e la riproposizione di questo repertorio, naturalmente, perché da una parte è logico, è chiaro che non è più un repertorio, un linguaggio che ci appartiene, come non è, come tutti i linguaggi che storicamente sono passati non ci appartengono più. Quindi andarci a, appunto, avviluppare, avvitare su una sterile questione filologica, secondo me è un atteggiamento, un approccio superato. Detto questo, però, bisogna fare uno scavo comunque sulla partitura, sulle modalità, per trovare un approccio che sia allo stesso tempo storicamente, come si dice oggigiorno, informato, ma riprodotto in maniera, diciamo, attuale e moderna. Quindi, siccome stiamo parlando di un testo del 1669, dove siamo in una situazione che storicamente vedeva l'opera praticamente appena nata, cioè l'opera era nata Sì, 60 anni prima a certo. Firenze, appunto, e quindi siamo ancora in un teatro musicale dove la teatralità, dove soprattutto derivata per il ruolo, la parte comico-grottesca di cui parlavamo, per i ruoli comici grotteschi, derivata dalla commedia dell'arte, direttamente dalla commedia dell'arte. Siamo ancora a una vocalità, una musicalità che è strettamente legata al testo, che era il dettato, diciamo, dal quale nasce l'opera nel 1600, nella Camerata dei Bardi. Per cui il testo deve essere rivestito dalla musica per dare maggiore profondità semantica al testo stesso. Quindi siamo di fronte a un'opera seicentesca che è aperta, non ha i numeri chiusi, recitativo e aria, recitativo e aria, come quelle che poi, come nella modalità la quale poi si cristallizzerà qualche decennio dopo, insomma, nei primi del Settecento. Ma siamo ancora in una situazione in cui il recitativo diventa arioso, diventa aria, diventa piccole parti cadenzate ariose, quindi è un continuo fluire che ha nel testo, nello svolgimento drammaturgico, la sua essenzialità.
Perfetto. Senta, qualche anticipazione sulla regia che la firma Jacopo Spirei? Ma al telefono è difficile farlo perché bisogna vederlo. Ma sì, perché no, adesso questa lettera, Ci ma conduca, ci quello faccia se, sognare. se, sì, beh, guardi, per farle sognare posso dire che è uno spettacolo divertentissimo. Jacopo, con il quale ci siamo trovati assolutamente in perfetta sintonia, ha voluto dare un approccio, siccome già all'epoca era una meraviglia di, perché le testimonianze dell'epoca, quello che ho citato prima, del castratissimo convitato, descriveva poi uno spettacolo grandioso con grandissimi cambi di scena e meraviglie teatrali. Ha voluto mantenere questa meraviglia, questa, come dire, questa, ecco, tipica situazione barocca di cambiamento improvviso delle situazioni, perché i personaggi si innamorano, litigano, si ritrovano, ci sono poi naturalmente omicidi, ci sono avvelenamenti finti, ci sono passaggi di Acrimante, che Don Giovanni che va all'inferno, incontra Proserpina, incontra Caronte, e poi ci sono personaggi appunto che si innamorano in una scena e si disamorano in quella dopo. Quindi c'è un turbinio barocco, appunto, di situazioni che Jacopo ha creato immaginando una specie di grande festa anni 70, rockettara, come dice lui, con quindi costumi, colori, melange di situazioni. Ogni personaggio ha una sua riveste, un suo ruolo, e quindi indipendentemente da quello che gli viene messo addosso, non so, Cloridoro, che è l'amante giovane, ha un vestito seicentesco, Acrimante, che è il personaggio, che è quello che poi diventa Don Giovanni, invece è vestito veramente come un rockettaro anni 70, pantaloni di pelle, t-shirt, eccetera. Quindi tutto questo abbiamo cercato di dare poi insieme un ritmo, ecco, questo è molto importante, un ritmo teatrale che, torno a dire, era quello che era l'essenza ed è l'essenza di questo repertorio, sia con una realizzazione della parte sotto musicale, quindi in Buca avremo un continuo ricchissimo con due tiorbe, anzi tiorba, arciliuto, due cembali, l'arpa, due violoncelli, due bassi d'arco, sei violini, due flauti, insomma, musicalmente abbiamo cercato di dare un supporto che sia il più vario, il più Senta, scoppiettante possibile, ecco. quanta attesa c'è per questa premiera? Mi scusi, no, mi scusi. Quanta attesa c'è per questa premiera? Ah, l'attesa è altissima perché, dunque, le stavo dicendo, cioè, abbiamo detto che è una prima ripresa moderna, ma è stata fatta, fra l'altro, cosa abbastanza particolare, è stata fatta contemporaneamente alla nostra produzione, ce n'è stata una romana molto bella, fra l'altro, qualche Sì. settimana fa, ma questo non toglie nulla alla nostra, che è completamente diversa, e quindi c'è molta attenzione, verranno persone anche dall'estero, perché naturalmente questo è un vero spettacolo che secondo me può piacere a chi non si è mai avvicinato. Ecco, questa è un po' anche la nostra sfida, portare i melomani a sentire uno spettacolo al quale non sono abituati, cioè chi si siederà stasera alla Generale, poi sabato e domenica agli spettacoli, che è abituato e non è abituato a questo genere di situazioni, speriamo, vogliamo che rimanga stupito da quello che vede, da quello che sente. Chi non è mai venuto all'opera, e questa è l'altra sfida, cioè i Sì, giovani e under esatto. 30, ecco, che sono invece nella biglietteria, abbiamo visto degli abbonamenti in crescita, ecco, quella è l'altra sfida, ed è un po' l'approccio che abbiamo voluto dare. Insomma, già nel cartellone, che presenta una specie di teschio moderno, come va di moda adesso, insomma, mio figlio 16 anni, ha detto: "Babbo, ma è fighissimo il cartellone che hai fatto", e questo mi ha fatto così naturalmente pensare che forse ci siamo avvicinati all'obiettivo. Esatto, e soprattutto riuscire a portare anche persone che non sono avvezze al mondo dell'opera a portarle proprio in teatro, è quello per cui io cerco di essere attiva in tutto quello che posso, insomma, a livello giornalistico. Sì, Prego. perché mi scusi, guardi, vorrei dire una cosa: il teatro musicale è vita, questo è il punto.
punto, Esatto. è vitalità, Esatto. è uno specchio del nostro vivere, quindi non ci si siede in poltrona, in platea, qualcosa per vedere qualcosa che è, come si dice, morto. Molti dicono, ah, la musica, la melodrama, non è assolutamente vero. Il melodramma e il teatro non sono mai stati vivi come adesso, se naturalmente li si propongono con questo taglio, con questa visione, ecco. Certo. Complimenti, complimenti per il lavoro, in bocca al lupo per la premiere e per le date successive e veramente un ringraziamento da parte mia e da parte di tutta la redazione per questa intervista. La ringrazio, a presto, arrivederci.